La collezione Cruis deve iniziare per forza da un sogno e da un'idea di un posto. È come un film. Il libro di riferimento sono stati i racconti di Isabella Allende piuttosto che di Marquez in Cent'anni di solitudine. La particolarità di questi libri è che parlano del realismo magico, per cui c'è mito e realtà, fantasia e sogno. Mischiano reale e irreale insieme. In questa idea di riferimento abbiamo visto, trovato queste immagini di queste donne, queste scaramuzza, che sono il primo team sportivo di un rodeo. Abbiamo trovato incredibile come loro vogliono fare questo sport senza rinunciare alla loro femminilità. L'idea era di creare un Dior Rodeo con queste amazzoni, perché questa squadra comunque è molto precisa nella sua esibizione, ha delle regole molto ferree e la collezione ovviamente fa riferimento a questi elementi, ma non in modo didascalico. Anche Dior, abbiamo trovato nel suo archivio delle giacche da amazzone, dei vestiti che fanno riferimento. Ovviamente l'abbiamo interpretato in modo contemporaneo, in cotone, con un altro tipo di attitudine. Noi siamo a Chantilly, Chantilly è famoso non solo per i cavalli, ma è anche famoso per i pizzi. Fa parte della tradizione francese del sud della Francia, come fa parte della tradizione del sud Italia, ma fa anche parte della tradizione del Sud America.